risalgono le sacre correnti dei fiumi. È giustizia ogni cosa è stravolta. Menzogneri sono i consigli degli uomini, né i divini giuramenti hanno più valore. Ma nuove parole stravolgeranno la mia vita, così da darle gloria. Onore giunga alla razza femminile. Parole infauste non ci saranno più contro le donne. Le muse degli antichi poeti non più inneggeranno alla mia infedeltà. Febo, guida dei canti, alla nostra mente non concesse la divina poesia della lira. Avrei fatto risuonare a mia volta un inno contro la razza degli uomini. Nel lungo corso del tempo, molte cose può dire sulla sorte nostra e degli uomini. Thank you.
Solo giorno, questo, concedimi di restare e di pensare bene a come andare in esilio e al sostentamento dei bambini, giacché il padre per nulla si preoccupa di provvedere ai figli. Abbi pietà di loro. Anche tu sei padre. È naturale che tu sia benevolo con loro.
Non è di me, infatti, che mi curo se andrò in esilio, ma è loro che io piango, colpiti dalla sventura. Molte sono le vie di morte che ho per loro, ma non so, amiche, a quale di preferenza por mano. E dar fuoco alla casa nuziale o trapassar loro il fegato con spada affilata dopo essere entrata in silenzio nella stanza dove è disteso il loro letto. Ma una sola cosa mi è d'impedimento. Se sarò sorpresa a varcare la soglia di casa nel mentre attuo il mio piano, morendo, procurerò ai miei nemici motivo di riso. Meglio la via dritta, nella quale soprattutto sono esperta. Ucciderla coi veleni. E sia. Guarda. Morirà! Che io venero sopra tutti gli dèi, Ecate, e che abita nei recessi del mio focolare, nessuno di loro avrà da gioire affliggendo il mio cuore. E io invece
amare a loro, e luttuose renderò le nozze, amare la parentela e il mio esilio da questa terra. Sovvia, Medea, non rinunciare a nessuna delle cose che conosci, e compi i tuoi disegni e le tue trame. Procedi all'impresa tremenda, ora è prova di coraggio. Tu vedi ciò che soffri. A questa nozze di Giasone non devi essere oggetto di riso, tu che sei nata da nobile padre dal sole. Tante cose tu conosci. E inoltre, noi siamo donne, assai nette per le nobili azioni, ma di ogni male artefici assai esperti. Thank you.
al mio cospetto. A lui, quando sarà giunto, rivolgerò dolci parole. E io concordo con lui, ma che bene fa lui ad avere nozze regali conseguite grazie al tradimento nei miei confronti. E che tutto questo va bene, ed è stato ben deciso. Ma e quanto ai figli? Chiederò che restino. Non già perché io voglia lasciare i miei nemici, i miei figli, in una terra ostile esposti all'insulto, ma perché voglio uccidere con l'inganno la figlia del re. Manderò infatti proprio loro, con nelle mani i doni, un fine peplo e un diadema d'oro. Quando lei, prendendo l'ornamento, l'indosserà sul corpo, miseramente perirà. Lei e chiunque altro tocchi la fanciulla. Con tali veleni ungerò i doni. Ora però mi è venuto da piangere per l'entità dell'azione che poi devo compiere. Ucciderò infatti i figli miei, non vi è alcuno che me li strapperà. Sconvolgerò tutta la casa di Giasone e andrò via da questa terra, fuggendo la strage dei figli carissimi e dopo aver usato l'azione più empia. Essere derisi dai nemici è cosa che si possa sopportare, o mie care. E sia, quale vantaggio è per me vivere? Io non ho più una patria, non ho più una casa nel scampo dei mali. Ho sbagliato allora quando ho abbandonato la casa paterna sedotta dalle parole di un greco, il quale con l'aiuto degli dèi mi pagherà il fio. Per l'avvenire non vedrà mai più vivi i figli che ebbe da me, né dalla novella sposa genererà altra prole, perché ella è sciagurata. Sciaguratamente dovrà morire grazie ai miei veleni. E nessuno ritenga che io sia sciocco e debole, né incapace di iniziativa, ma proprio di carattere opposto. Tremenda ai nemici e agli amici benigni. Di siffatte persone, assai gloriosa è la vita. Thank you.
mia città è una dimora per voi, nella quale, abbandonatami misera, abiterete per sempre privati di vostra madre. Io invece me ne andrò esule da questa terra, prima di godere di voi e di vedervi felici, prima di ornare le vostre nozze, la sposa e il talamo, prima di sollevare la fiaccola. Oh, me infelicissima per il mio orgoglio! Invano, figli, vi allevai, invano mi affaticai e mi consumai nelle sofferenze, sopportando nei parti aspri dolori. Eppure un tempo, io misera, tante speranze riponevo in voi, che mi avreste assistito nella vecchiaia e che una volta morta, con le vostre mani, mi avreste ben ornato per la sepoltura. Cosa invidiabile per gli uomini. Ora invece, ecco, che è svanito quel dolce pensiero. Privata di voi, condurrò una vita triste e dolorosa per me, né voi vedrete più coi vostri occhi la madre, passando ad altro stato di cose. Perché, perché mi guardate con quegli occhi, figli? Perché sorridete l'estremo sorriso? Che devo fare? Il cuore è venuto meno, donne, quando ho visto lo sguardo lucente delle mie creature. Io non potrei, addio propositi, condurrò fuori da questa terra i miei figli. Perché mai, per affliggere il padre coi mali di questi, devo procurare a me stessa sofferenze due volte più grandi? Io non potrei, addio propositi. Ma cosa mi succede? Voglio meritarmi il riso dei miei nemici lasciandoli impuniti. Bisogna sostenere questa prova. Ah, che viltà la mia, anche solo l'accogliere nell'animo tali morbidi discorsi. Andate in casa, bambini. Colui al quale non è lecito assistere al mio sacrificio a par suo, io non svuoterò la forza della mia mano. Non io, certo. Oh, animo mio, non compiere tu quest'atto. Lasciali, oh misera, risparmi ai tuoi figli. Vivendo là con noi ti rallegreranno. Ma i demoni sotterranei dell'Ade, non sarà mai che io abbandoni i miei figli e i miei nemici perché li oltraggino. Thank you.
tutta necessità che essi muoiano. E poiché è necessario, li uccideremo noi che li abbiamo generati. In ogni modo la cosa è fatta e non avrà scampo. Già sul capo il diadema e dentro al peplo la sposa regale, io lo so bene. Ecco, io mi avvio sulla strada più sventurata e costoro li condurrò per una strada ancora più sventurata. Capace di volgere lo sguardo verso di voi, ma vengo vinta dai mali e capisco quali mali dovrò sostenere. Ma più forte dai propositi è la passione, la quale è per gli uomini causa dei più grandi mali. Abbiamo generati. In ogni modo la cosa è fatta.
detesta la mia voce. Vorresti seppellire e piangere i tuoi morti. Tu invece, come giusto, misero morrai miseramente colpito alla testa da un frammento della nave Argo, vedendo l'odiosa fine delle nostre nozze. Quale Dio, quale demone vuoi che ti ascolti, tu che sei uno spergiuro e un traditore degli ospiti? Va a casa e seppellisci la tua sposa. Vorresti baciare la cara bocca dei tuoi figli? Ora li chiami, ora li invochi, ma un tempo li respingevi. Vorresti toccare il tenero corpo delle tue creature? Non puoi farlo! Piangi pure e invoca gli dèi. Io chiamo a testimone gli dèi e dico che io, Medea, dopo aver ucciso i tuoi figli, ti impedisco di toccarli con le mani e di seppellire i loro corpi. Tu li hai generati per vederli da me trucidati. Per me, quanto svegli.
Grazie.